Ciao, un nuovo giorno, ti auguro una giornata felice, felice e calda con i tuoi cari. Punto. Oggi è domenica 4 aprile 2021, per favore pensa positivamente e vivi bene. Quali sono i segni oggi? Guarda il video per sapere. Di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi. Oroscopo Sagittario. Punto. Protagonisti per metà. Il perché lo sa la Luna. Protagonisti a mezzo servizio, le ragioni ve le spiega la Luna, in transito in mattinata nel vostro segno, da dove vi regala serenità, ottimismo e speranza. E così, anche se non potete mettere il naso fuori città, vi sentite sereni, fiduciosi nel futuro e se quest'anno va così, il prossimo farete il giro del mondo, se non addirittura una scappata su Marte. Intanto, però, pensate al pomeriggio, quando all'improvviso, complice la bianca signora passata in seconda casa, vi ricordate di aver dimenticato qualcosa di essenziale per il pranzo di domani. Punto punto punto. Di corsa al supermercato ad acquistare quello che vi manca, giusto in tempo prima dell'ora di chiusura. L'armonia è fatta di piccole cose, premure nei confronti degli altri, risultati apprezzabili nelle incombenze prefissate giorno per giorno, per esempio la pastiera napoletana o la torta pasqualina fatta in casa. Punto. Astro tarocco del giorno per Sagittario. Regina bastoni rovesciata. Il rapporto d'amore si è fatto possessivo, materialista, fisico con pochi o scarsi sentimenti. Una donna cattiva si intrufola nel rapporto e cerca di sfaldarlo o di rovinarlo. Una donna libertina, senza scrupoli, senza pudore, di dubbia moralità. I single saranno travolti da una serie di eventi in cui qualche donna di età tenterà di ostacolare la loro felicità. Punto. Non è che martellando la persona che vi interessa che otterrete i migliori risultati. Cercate di essere disponibili e accattivanti. Decidete pure di andare un po' in giro per la città da soli. Avete bisogno di recuperare energie e concentrazione e un po' di distrazione non potrà farvi che bene. Punto. Giove e il Sole oggi vi chiedono di sforzarvi al massimo nella politica del fare, dell'agire. I vostri sforzi, soprattutto sul lavoro, saranno presto ricompensati, ma c'è bisogno che li facciate anche senza stancarvi mai. Oggi potrebbero esserci problemi con apparecchi elettronici o meccanici e con le relative garanzie. Non date nulla per scontato e fate in modo da capire bene di cosa si tratta esattamente. Punto. Fate controllare l'auto o la moto. Fate attenzione ai piccoli guasti che potrebbero rivelarsi molto più seri e consistenti di quelli che appaiono in realtà. Amerai trovarti al centro dell'attenzione. Fai le cose con più calma, negli ultimi tempi sei stato troppo frettoloso. Non a caso oggi la Luna cercherà di contrastare il positivo influsso di Giove. Fate dunque tutto con tanto buon senso per cercare di raccogliere i frutti fin da oggi. Oggi il tuo rapporto di coppia vivrà una fase spensierata e piacevole, il momento è propizio per consolidare le unioni nate di recente. Punto. In amore siate più decise, anche se non avete chiaro cosa volete fare, le cose si chiariranno durante la giornata. Belle novità in campo amoroso. Avete preso ormai confidenza con il posto di lavoro e questo vi mette più di buon umore in questa giornata. In questa giornata potete lasciare da parte i dettagli e dedicarvi ai lavori più impegnativi. Punto. Dal segno amico dell'Acquario, il munifico Giove vi promette espansività e ottimismo, ricchezza e fortuna. Al di là di tutto questo, il generoso pianeta vi assicura una complessiva soddisfazione degli appetiti, specie quelli che si riferiscono alla sfera mentale e affettiva, in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 14 al 18 del mese di dicembre. Punto. In amore dovreste essere più presenti e cercare di risolvere eventuali malintesi. Evitate che si innalzino muri, barriere. Se qualcosa non va, inutile tenersi tutto dentro, parlare con il partner e chiaritevi. Sul lavoro prestate attenzione a chi non conoscete bene. C'è sempre qualcuno pronto a mettervi il bastone fra le ruote. Punto. Sarete il segno più fortunato della giornata. Le stelle sono con voi. Sarete scelti per quell'incarico. Non mancheranno bi e i guadagni. In amore riceverete una bellissima sorpresa. Punto. Potete scegliere quello che più vi aggrada in questo periodo, ma non necessariamente ciò che è più giusto per voi. Talvolta vanno fatti alcuni sacrifici per giungere ad un obiettivo. Altre volte invece, è meglio preferire maggiore relax. Punto. Sta a voi valutare,
ma non prendete per assoluto quello che accadrà. In ogni momento potete cambiare idea, se lo ritenete opportuno, e potete anche tornare indietro e ricominciare, basta che stia bene a voi. Punto. Luna protagonista in mattinata, allegra, frizzante, ottimista. Voi siete tra i pochi davvero fiduciosi nel futuro, con il compito di coinvolgere anche gli altri. Tranquillo il pomeriggio tra spesa e cucina, con la luna prima nel segno, poi in seconda casa, siete un perfetto esemplare di equilibrio tra essere e avere. Punto. Amore ed Eros, del partner avete piena fiducia, lo amate di un sentimento caldo e avvolgente, tuttavia sapete di doverlo lasciare libero, e se qualche volta un filo di possessività coglie anche voi, cercate di scacciarla come una zanzara fastidiosa. Tenetelo a mente anche oggi, quando troppi messaggini di auguri, o chissà cosa, se susseguono sul suo cellulare, vi piacerebbe curiosare, ma la rettitudine morale, la sincerità e il senso di giustizia ve lo impediscono. E invece sarà la vostra dolce metà a mostrarveli, dando ragione alla vostra buona fede. Sono solo semplici auguri di buona Pasqua. Punto. Udite udite, per le prossime e attesissime 24 ore, amore ed Eros sono in sinergia, le chiavi di un rapporto felice le avete proprio in tasca, potreste insegnare agli amici i vostri segreti. Siete cuori solitari? La dimensione erotica vede ricevere il prezioso supporto di Plutone, dal buon vicino Capricorno, che accende i vostri desideri rendendoli realizzabili, specie se appartenete alla terza decade. Magnetismo, sex appeal e quel fascino espansivo e solare per cui andate così famosi su tutti i manuali e le pubblicazioni di astrologia, non vi mancheranno, mettendovi in condizione di esprimervi al meglio. Sappiate che siete a un giro di boa abbastanza fondamentale della vostra vita amorosa, ponetevi al centro e non vi fate sfuggire niente di quello che vi può capitare. Punto. Lavoro e denaro, oggi si lavora in cucina, specie per dei gourmet del vostro calibro, che nelle feste comandate amano portare in tavola ricette, sapori e profumi di altre tradizioni. Tutte cose buone assaggiate durante i vostri numerosi viaggi, gusti medio orientali, nordici, oltreoceano, mirabilmente accostati in un pranzo pasquale che diventa a tutti gli effetti il giro del mondo. Punto. Non dovete affrettarvi troppo nel cercare delle spiegazioni alla vostra stanchezza. Siete semplicemente stanchi ed avete bisogno di riposo. Lasciate perdere chi vi dice che prima o poi passerà. Punto. Galvanizzati da una fiducia nelle vostre possibilità, provate ad alzare la posta nel campo degli investimenti economici. Ma prima di azzardare, consigliatevi. Trovate sempre garanzie e coperture prima di lanciarvi nel vuoto. Le condizioni che troverete nella settimana prossima potrebbero rivelarsi migliori di quelle di oggi. Punto. Benessere, sereni e soprattutto in buona salute, grazie alla cura che vi prendete del vostro corpo praticando attività fisica, anche e le palestre restano chiuse, e soprattutto nutrendolo in modo adeguato. Vero, domani e dopo si stravizia, ma poi si torna a uno stile di vita e a un'alimentazione rustica, sana, addirittura spartana: cereali, legumi, olive, frutta, verdura e poco altro. Avete bisogno di un riconnettervi col vostro spirito. Anche se siete diffidenti, provate un corso di yoga o meditazione e ne otterrete, inaspettatamente, i grandi benefici per l'anima e il corpo. Punto. Per lei, mattinata dedicata all'essere, pomeriggio all'avere, complimenti per l'elasticità con cui passati da una condizione all'altra con estrema nonchalance. Punto. Per lui, vestiario, auto, vini d'autore, per quanto consapevoli di altri valori come l'intelligenza, la sapienza, la serenità, qualche velleità d'alto livello ce l'avete anche voi. Quanto all'acquisto si vedrà. Colore delle emozioni, mandarino. Punto. Barometro dell'umore, sereno. Punto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 7. Finanze, 8. Benessere, 8. Punto. Queste sono le previsioni astrologiche che informano oggi l'amore, il lavoro, la fortuna e la felicità di Paolo Fox. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.